chiederanno un incontro all'assessore regionale Baldo Gucciardi per avere una maggiore chiarezza in merito al tema della sanità in Sicilia e per ritornare dunque su quell'atto che la conferenza dei sindaci aveva approvato in passato in merito alla rete ospedaliera siciliana. Questa è la conclusione della riunione dei primi cittadini di questa mattina, 22 settembre, svoltasi nell'aula consiliare di Palazzo del Carmine. La sanità è soprattutto la questione relativa ad una possibile riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana al centro dell'attenzione della conferenza dei sindaci, un incontro che è stato convocato dal primo cittadino nisseno Giovanni Ruvolo in qualità di presidente della conferenza. Si fa riferimento dunque con decisione a quell'atto approvato dalla conferenza che insieme all'ASP e all'assessore regionale disegnava una rete ospedaliera in Sicilia che garantiva i due presidi di Caltanissetta e Gela, a cui si collegavano gli ospedali di Niscemi, Mazzarino, San Cataldo e Mussomeli, così da rispondere alle esigenze del territorio per la salute dei cittadini. Alla luce dei fatti che la cronaca ci ha raccontato di una riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla Regione che è completamente distante da quella che per la nostra provincia avevamo concordato insieme. Questo per noi è inaccettabile, anche perché questa provincia ha sempre subito dei tagli, ha sempre subito delle mortificazioni rispetto ad altri territori. Noi abbiamo detto basta, vogliamo riconosciuto il diritto alla salute per tutti i nostri cittadini e vogliamo che i servizi sanitari siano elevati, anche perché molti cittadini scelgono di farsi curare fuori, arrecando un danno anche economico alla nostra regione. Quindi oggi siamo qui per ribadire la necessità di allocare delle risorse e delle somme qui sul nostro territorio e garantire prima di tutto i servizi esistenti e anzi implementare, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Perché ad oggi c'è incertezza su tutto quanto viene detto, nello stesso tempo contraddetto, ritirato o portato avanti. Noi chiediamo semplicemente la certezza che vada avanti quel piano che era stato già trattato nei mesi scorsi, negli anni scorsi, a Niscemi un pronto soccorso autonomo con i posti letto che avevamo identificato e portare avanti praticamente il MECAO, quello che si era stabilito. Da lì a palesare una chiusura di pronto soccorso, sia a Niscemi che in tutta la Sicilia, si parla di 14, della soppressione di 150 reparti. Ora, se non c'è certezza su tutto questo, noi continueremo, perché nell'incertezza bisogna agire. Già ci hanno scippato negli anni passati dell'ostetricia, ginecologia, pediatria, quindi oggi stiamo mettendo in un certo senso le mani avanti nell'incertezza.